E così i lombardi avranno il loro referendum consultivo, potranno dire la loro riguardo l'ipotesi di una maggiore autonomia per la Lombardia sulla base dell'articolo 116 della Costituzione. Lo avranno però, bisogna usare il tempo futuro. Perché? Perché ci sono 18 mesi per poter convocare questa consultazione, che non costerà probabilmente, si diceva ieri in aula, 30 milioni di euro, ma meno. Forse avrà anche una componente di voto elettronico, con i costi tutti da definire. E cosa comporterà? Comporterà il fatto che si porterà a termine una sorta di mega sondaggione, perché ha un valore solo consultivo. Maroni però dice: no, ma caspita, attraverso questo voto dei Lombardi poi io andrò a Roma e con la forza del voto dei Lombardi otterrò l'autonomia. In realtà Maroni poteva già da 2 anni a questa parte attivare le procedure per l'articolo 116 della Costituzione, cioè per avere maggiori autonomia su alcuni capitoli. Bastava che chiedesse al Consiglio regionale, su questo noi eravamo non d'accordo di più, di siglare una risoluzione con la quale, con il consenso degli enti locali, che glielo darebbero, l'hanno già detto a più riprese, potrebbero andare a Roma a trattare e dentro 60 giorni il governo potrebbe, o dovrebbe anzi, dare una risposta. Perché non utilizzare questa strada? È quello che ieri noi del PD abbiamo proposto a Maroni, dicendo: utilizziamo questa strada senza spendere i soldi per un referendum, che sappiamo già che esito avrà, perché sappiamo che i lombardi vogliono maggiore autonomia, ci mancherebbe. Esperiamo questa strada, facciamolo tutti assieme. Poi, se questa non va a buon fine, vediamo di capire che cosa fare col referendum. Maroni ha detto no, perché così il referendum non servirebbe più. E allora ha ribadito di che vuole spendere 30 milioni di euro, magari anche meno, ma sempre soldi dei Lombardi, per chiedere una cosa che sa già che i Lombardi pensano e solo dopo attivare eventualmente queste procedure. La realtà sapete qual è? È che a Maroni non interessa risolvere i problemi, alla Lega ancora di più. Interessa che i problemi ci siano per poter continuare a fare propaganda e continuare ad avere un ruolo politico in questa regione, che altrimenti si vedrebbe sfarinare un po' sotto i suoi piedi. Maroni ieri ha detto: avestro boom se passa per... E lui non l'ha detto, puntini puntini, avete già capito però qual è la rima. Ebbene, io però gli replico in un'altra maniera. A fa la vus grossa se porta cana gota, cioè a fare la voce grossa non porti a casa niente, perché se l'atteggiamento della Lombardia di Maroni nei confronti di Roma e di Renzi è quello di polemica, è quello di andare lì a dire: ah, Renzi fa schifo, non fa niente, eccetera, eccetera, noi sì che siamo eccellenti, quindi dovete, dovete, dovete. Se l'atteggiamento è questo, non porterà mai a casa nulla. Se invece si va giù seguendo le strade che la Costituzione prevede a trattare davvero con Roma, purché si abbia buoni argomenti, e su questo e su Maroni io ho qualche dubbio a questo proposito, invece i risultati si portano a casa. Il tema è che questi non vogliono i risultati, vogliono rimanere lì dove sono e avere una scusa per continuare a fare la cruz grossa e a portacana gota.